Sono aperte le iscrizioni per la prossima edizione del Pavone d'Oro, la 38esima da quando il concorso fu fondato nel 1969. La manifestazione si svolgerà durante l'ultima settimana di carnevale, dall'8 al 10 febbraio 2018 le semifinali al Teatro San Giuseppe e sabato 17 febbraio la finale al Masini, mentre il Pavone Rock sarà di scena lunedì 12 febbraio. I partecipanti verranno suddivisi in tre categorie in base all'età: categoria A fino a 9 anni, categoria B dai 10 ai 14 anni compresi e categoria C dai 15 anni ai 18 anni compresi. Alla finale si esibiranno i primi 6 classificati della categoria A, B e C, scelti da una giuria formata da esperti del settore musicale. Vi sarà un vincitore per categoria ed un vincitore assoluto che verrà scelto dalla categoria C. L'anno scorso la manifestazione toccò diversi record, a cominciare dal numero di partecipanti. 67 canzoni in gara per oltre 110 giovani e giovanissimi cantanti. Sul palco salì anche un'intera classe delle elementari. 13 furono nel 2017 i concorrenti provenienti da fuori città. Confermato anche per il 2018 il coro Le Voci Bianche del Pavone d'Oro, ideato l'anno scorso con lo scopo di accompagnare i cantanti in gara e a supporto delle due band che suoneranno live durante tutte le serate della manifestazione. Il coro è stato poi impegnato in questi mesi in concerti, serate e animazioni di sante messe. Come da tradizione, vista l'atmosfera carnevalesca, alla base del concorso ci sarà il clima di divertimento, colore e festa che da sempre contraddistingue il Pavone d'Oro. Quest'anno sarà scelto un tema legato al mondo dei cartoni, ma sarà svelato solamente all'ultimo momento. Per l'iscrizione è possibile compilare il form presente nella pagina internet del concorso oppure ritirare il modulo cartaceo disponibile alla scuola Artstation in via Silvio Pellico 16. Ogni cantante dovrà proporre due brani, di cui uno di riserva. Per la categoria dei più piccoli viene come sempre richiesto un brano musicale consono all'età del bambino. Per le categorie B e C, novità di quest'anno, invece, il comitato organizzativo richiederà la scelta di brani con arrangiamento completo per orchestra.